Ma oggi è stata una partita particolare, diciamo, si può definire la classica partita di agosto, dove le squadre dimostrano di avere la voglia di vincere una partita, però nello stesso tempo ancora non hanno quella solidità tattica e mentale e psicologica per poter interpretare la partita come magari le due squadre faranno, mi auguro, soprattutto per noi, tra qualche tempo. Quindi nessuna delle due meritava di perdere, però nessuna delle due meritava di vincere, perché quando tu fai errori così gravi come per esempio abbiamo fatto noi, solitamente in questa categoria le partite li perdi. Oggi invece i due attaccanti, ma non solo nella realizzazione, si sono dimostrati decisivi. La squadra, come si dice, ci ha creduto veramente fino all'ultimo minuto e siamo stati giustamente premiati, perché nel primo tempo forse avremmo meritato di chiudere in vantaggio. Sì, beh, sai, noi non dimentichiamoci che oggi schieravamo in difesa un portiere che esordiva nei professionisti e ha fatto, a mio giudizio, benissimo. Legittimo, poi questa categoria non l'ha quasi mai fatta, se non con qualche apparizione. Casasola è ancora giovane, quindi si parla di 3 giocatori su 5, con Rizzato, che solo Rizzato è riuscito ad andare in campo per la sua abnegazione, quindi va lodato per tutto quello che ha fatto in questi 3 giorni, per voler esserci. E quindi di conseguenza è naturale, se oggi noi fossimo rodati e perfetti in questo reparto significherebbe che siamo dei mostri, ma in realtà siamo dei giocatori che devono capire alcuni movimenti, prendere fiducia e non sfiduciarsi, per esempio, se oggi abbiamo commesso degli errori. Quindi l'ideale sarebbe mantenere la stessa pericolosità offensiva e migliorare in quella difensiva, però io e il mio staff ci stiamo apposta, quindi non è che il clima è velenoso, il clima è dispersivo, come capita spesso in tante squadre in questo momento. Noi non possiamo, noi inteso io come allenatore, ma nessuno, vivere gli allenamenti quando non c'è l'assoluta concentrazione. Adesso qualcuno dirà giustificata, non giustificata, questo è il dilemma. Per me non è mai giustificata, perché io quando indosso una maglia e fino all'ultimo secondo che vesto quella maglia do tutto, e poi chi vivrà vedrà. E quindi aspettiamo questi 3 giorni, non mi sentirete parlare, mi sentirete parlare il 1° settembre, e adesso la palla passa in mano alla società, però ripeto, non aspettatevi e non aspettiamoci grandi esodi. Poi sicuro non legheremo nessuno, su quello no, non c'è dubbio. Chi vorrà andare via lo farà, deve avere le palle per dirlo, non attraverso le lettere ma attraverso la propria voce, e dire io voglio andare via da Trapani, che non è un delitto, è legittimo nel momento in cui tu lo dici. Nel momento in cui fai finta che ti scarica l'allenatore, che allora non mi sta più bene quella situazione. Questo è quello che ho pensato, penso e penserò fino all'ultimo giorno che alleno. Bisogna essere uomini e avere la forza anche di dire qualcosa che magari non può piacere agli altri, però bisogna avere questa forza. Questo è il contesto giocatori. Poi c'è un contesto che tutti noi sottovalutiamo, che è il contesto societario. Qui c'è una società, un presidente, che non si fa come si dice, brillare gli occhi da certe offerte, mi permettete di dire, ridicole, perché premesso che nessuno ha fatto offerte vere, ma chiedere Petrovic, chiedere Citro, chiedere Scozzarella in prestito, mi sembra veramente una cosa che o ci hanno scambiato veramente, io credo che sia una mancanza di rispetto, ancora non hanno capito quello che è Trapani e quello che è il Trapani. Quindi se si presentano bene, nessuno legherà i nostri giocatori, però devono essere ben intenzionati, anzi più ben intenzionati devono tirare fuori i soldini, perché fare il calcio con le chiacchiere è molto semplice.